Beh, sono Giancarlo Taddeielmi, ricercatore emerito del CNR, e la mia attività si è svolta presso l'Istituto del CNR di Firenze, che ora si chiama Istituto Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari. E mi trovo alla Biblioteca della Regione Toscana per presentare questo volume, Intelligenza Artificiale, Algoritmi Giuridici, Giuscondendum o Fanta Diritto, che si colloca in un dibattito molto intenso negli ultimi anni sui limiti e le prospettive dell'intelligenza artificiale. È un volume affascinante e inquietante al tempo stesso, affascinante perché appunto si occupa dei limiti degli algoritmi giuridici, ma degli algoritmi in generale, ma anche dei limiti della intelligenza artificiale che tende a riprodurre l'intelligenza umana. Il limite principale che ha l'intelligenza artificiale è quello del limite semantico, cioè di non riconoscere il significato delle parole. E quindi può riprodurre molte cose, ma in modo totalmente senza comprendere il significato. È inquietante, però, anche perché pone in luce la possibilità, sottolinea la possibilità che viene anche avanzata alla scuola di Sant'Anna di Pisa, che queste intelligenze artificiali possano addirittura non solo essere molto intelligenti, quindi superare al limite anche l'intelligenza umana, ma possono anche farlo in modo consapevole, cosciente. E quindi se diventassero strumenti coscienti non sarebbero più delle cose, ma sarebbero delle persone e quindi si aprirebbero degli scenari inquietanti sia a livello filosofico-scientifico, sia a livello giuridico, sia a livello anche di carattere etico.